ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi sono qui con un titolo insolito, un gioco che ho trovato gratis e si chiama Blacklight Retribution. Ovviamente l'ho preso perché? Perché è un FPS e mi andava di provare qualcosa di nuovo, visto che siamo abituati troppo ai soliti Battlefield, Call of Duty, eccetera eccetera, Titanfall e così via. Allora ragazzi, questo gioco è molto carino, mettiamola così. Ovviamente non ha i server dedicati, almeno credo, come gli altri titoli, come i titoli grossi, però è un bel gioco. L'unica pecca di questo titolo è che il fatto che dobbiate pagare per vincere, perché mettiamola così, a mio parere ci vuole una spesa esagerata per poter avere armi decenti, avere mirini decenti, calci e cose varie. Me ne sono reso conto perché ho visto gente che giocava ovviamente con delle armi che erano stranissime e fortissime. Io ovviamente, ragazzi, sapete che non sono malvagio nel giocare agli FPS, quindi mi sono trovato abbastanza bene anche con le armi basilari. Ve lo faccio vedere subito, vi faccio vedere adesso, mi unisco a una partita. Allora, tanto nella playlist, guarda, vedete qui, personalizzazione. Le armi hanno una possibilità di personalizzazione veramente elevata. Quindi cliccate qui, ad esempio, fucile d'assalto. Qua vedete tutte le possibilità di attrezzare, eccetera, la mitragliette, il fucile. Vedete, ci sono vari tipi di fucili, mitraglietta bass fire. E niente, qua ovviamente avete la volata, la canna, il mirino, il carico, il caricatore, le munizioni e il calcio. E ovviamente potete ulteriormente modificare e così via. Perché ragazzi, adesso vi faccio vedere. Ad esempio, se io voglio questo mirino, costa 1.400, io lo posso acquistare. E qua c'è scritto acquisto 300 euro permanenti, questi sono quelli che si pagano, 1.400 per un giorno e 16.000 per sempre. Ovviamente io dico 16.000, ci vuole veramente tanto per arrivarci. Comunque sì ragazzi, basta stressarvi, avete capito un pochettino com'è il gioco e vi faccio vedere come si gioca ovviamente all'interno di questo titolo. Andiamo subito. Eccoci ragazzi, allora siamo entrati in questa partita. Come potete vedere qui fa vedere tutti i ping degli avversari. Cioè io non so come cazzo possiamo giocare con gente che ha 0 di ping, 0 di 56, 40 e io giro a 100. Vedete come sono un po' i server. Adesso vi faccio vedere come entro in partita, come cazzo è. Adesso io entro. Adesso vedete un po'. La grafica non è neanche malvagia, è bellino il gioco. Secondo me è molto bellino, ne vale veramente la pena. Adesso non so neanche che modalità sto giocando, però potete capire tranquillamente che uno che ha ping 0 in confronto a uno che ha ping 40, la differenza si sente e come. Comunque andiamo avanti. Devono un po' migliorare il fatto che se sto fermo così non può, l'arma non può ballare in questa maniera. Olè, uccido uno. Poi la cosa bella è che almeno la vita è veramente minima, quindi sparate un colpo e lo uccidete subito l'avversario. Questa è una cosa molto buona. Dovete muovervi molto mirando in maniera ovvia, perché giustamente in questo gioco si gioca in questo modo. Oh, ma ce l'abbiamo fatta. E ora sono la maggior minaccia addirittura. Ho ucciso 3 persone e sono già la maggior minaccia. Non so neanche che gioco sto giocando, ragazzi. E non so neanche perché mi entrano tutti i colpi, e solitamente non me ne entra neanche uno. Vedi, un hit. Chi mi ha ucciso, ragazzi, lo vediamo subito. Willerto. Ragazzi, andiamo a rivedere. Willerto è il tipo che ha 0 di ping. Stranamente tutti i colpi mi arrivavano e io, il mio non mi è arrivato neanche uno. Complimenti, perché questo titolo secondo me ha delle potenzialità. Il problema è risolvere questi problemi, perché non puoi darmi un avversario che mi tira un hit. Cristo, un hit perché c'ha 0 di ping, dai. È lost, ragazzi. Ma non gli entrano i colpi a sto coglione. Boom! Ragazzi, non gli entrano i colpi. Jackled. Vediamo Jackled quanto ha di ping. Jackled 68, io sto girando sempre a 100 e sta svarionando. Perfetto. Comunque questa, veramente ragazzi, è bellino questo gioco. Scaricatelo, perché è gratis. Finché è gratis prendetevelo. Poi ovviamente se vi piace, se volete investire magari 10 euro, si investono 10 euro, non saranno 70 euro di Call of Duty,
Ma 10 euro sinceramente secondo me ne vale la pena di spenderli se è bellino il titolo. Ok, andiamo avanti. Si tira avanti contro gli avversari. Si fa un po' male. Il cure si fa male. Oh, e ce l'ho fatta. Alleluia. Questo è il tipo che aveva 400 di ping. Guardate, Mozart e Levi. Infatti, 412 non arrivavano i colpi. E questa cosa è orribile, ragazzi. Mi dispiace. È un bel titolo, anche simpatico. Però, cavolo, queste cose non possono esistere. Troppo ritardo di ping. Deve essere tutto compensato. Olè. Ho ucciso Willerto, ragazzi. Willerto, il tipo da 0 di ping. Non ci credo. E finisce qui la parità, ragazzi. E finisce qui perché ovviamente l'osso se ne va via dopo che lo uccido. Giustamente non si aspetta che lui a 0 di ping e muoia. Ovviamente adesso l'osso è nella mia squadra e giustamente facciamo il culo a tutti quanti. Comunque ragazzi, io spero che... Voglio solo farvi vedere un pochettino com'era il gioco. Secondo me è un bel titolo, è valido per cose, perché è gratis. C'è ovviamente da migliorare, perché abbiamo potuto vedere che come si è fatto tutto il gioco, come siano fatte le modalità, come sono fatte anche le mappe. Le mappe sono molto carine. E vi ho detto, bisogna migliorare da parte di... cioè, la questione dei server, perché come avete potuto vedere, c'è gente che gira a 400 di ping, io che giro a 180, quando ovviamente non c'è l'host nella mia squadra, e c'è gente che gira a 0 di ping. Cioè, vuol dire che è una risposta immediata dello sparo, cioè tu spari e il colpo è immediato. E questa cosa non va per niente bene, perché ovviamente crea ci sono delle... come possiamo dire... differenze notevoli tra un giocatore e l'altro, che non vanno per niente bene perché non si equilibra il gioco. Comunque sia, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare e mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Scaricatevi Blacklight Retribution se ovviamente volete dargli un'opportunità. Alla fine non vi costa nulla, solo magari un'oretta per scaricarlo se non avete un po' di fibra ottica. E niente, ci vediamo alla prossima. Bella raga.